Doc? Parker! In tempo per un brindisi. Brindisi? Ehi, ma dove sono le braccia? Oh, wow. Pazzesco. Ma come ha fatto? Rete neurale intracranica. Velocità di trasmissione sotto il nanosecondo. Maggiore dei segnali interni al cervello. Figuriamoci di una protesi esterna. È fatta, Peter. E nessuno può toglierci il merito. Fantastico. E la tua rete neurale è stata la vera svolta? Ma non è ancora pronta. Ci sono troppe incognite. Ma meraviglia. Su, da un'occhiata. È straordinario. Un piccolo errore. Un picco di voltaggio. Si può risolvere. Vediamo se funziona. No, questo è peggio del previsto. Thank you.
Ora dovrebbe stabilizzarsi. Maledizione, il picco è a cascata. Non so se posso risolverlo. Andiamo. Non ci siamo. Doc? Dottore, forse c'è un problema. I problemi sono ovunque se li cerchi. Ma la fortuna aiuta gli audaci. Ora mostriamo al mondo la nostra opera. Otto, la nostra rete non isola i neuroni motori. Se avesse effetti su altre zone del cervello, inibizioni, umore, dico solo che servono più test. Basta con i test! È la prima volta in vita mia che non mi sento un fallito. Mi sento solo... Lei non è un fallito, ma così rischia danni permanenti. La prego. Coraggio. Manca poco. Devo solo testare meglio. Vai. Vai. Va tutto bene? Sì. Grazie. Per tutto. Dal Grand Central Terminal per ascoltare le dichiarazioni del sindaco Osborne. Martin Lee è dietro le sbarre. Io mantengo sempre le mie promesse ai cittadini. I newyorkesi devono prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino di questa città. Il giorno delle prossime elezioni, ricordate quello che ho fatto? Oggi possiamo sentirci tutti più sicuri. Bugie! Immagini quello che ti aspetta. Dovrei sentire Miles. Pete? Ehi, Miles!
volevo chiederti come hai preso le notizie su Martin Lee. Ascolta, se decidessi di lasciare quel lavoro, io e zia May capiremmo perfettamente. Quando l'ho saputo, volevo tirarmi fuori. Poi ho ripensato alle parole di mio padre. Un eroe è solo un uomo che non molla mai. È vero. Ammesso stia facendo quello che è giusto. Ti ho trovato io il lavoro, ma non sopporterei di saperti ingabbiato dove non vorresti. Queste persone non hanno colpa per i crimini di Martin Lee. A loro serve aiuto e io sono qui per questo. È quello che papà vorrebbe e penso che sarebbe fiero di me. Sì, sono sicuro. E Miles, anch'io sono fiero di te. Se avessi voglia di parlarne, chiamami. Grazie, Pete. Vado ora. Devo sbrigare delle faccende per May. A dopo. Congratulazioni, capitano. Hai catturato il dinamitardo. L'abbiamo. Non cambia molto. Il punto è che hai tirato parecchio la corda ultimamente. Dovresti prenderti una vacanza. Non amo le vacanze. Anche se potrei cambiare idea, sistemati gli sgherri di lì. Ma niente aerei o valigie. Voglio solo dormire 2 giorni di fila. Tu sì che ti godi la vita. Beh, ognuno si rilassa come crede. Se è la noia che vuoi, te la sei meritata. Ehi, stai bene? Sopravvivo. Sono preoccupato per te, gestisci questo posto da sola. A loro serve aiuto. Se perdo qualche ora di sonno, pazienza. Hai più avuto notizie del signor Lee dopo? No. Ma l'uomo che conoscevo era diverso. Chiunque sia diventato, io preferisco ricordarlo così. Allora, come va con MJ? Diciamo che, insomma, lei, beh, sai, è un po' complicato. Sincerità, è così che Ben e io abbiamo superato i problemi. Problemi voi due? Ma certo, soprattutto alla vostra età. Tu sei sincero? Sa chi sei veramente? Ehi, alza un po', voglio sentire. Un portavoce della polizia ha confermato che questo era il camion con il dispositivo usato nell'attacco al Grand Central Terminal. Non finirà mai.